Da segnalare purtroppo una strage in discoteca, precisamente in provincia di Ancona. Ci troviamo nella regione Marche, dove sei ragazzi, pensate che hanno perso la vita travolti dalla calca durante un fuggi-fuggi generale nella discoteca chiamata Lanterna Azzurra, che si trova ubicata a Madonna del Piano di Corinaldo, in provincia di Ancona. Il panico sarebbe stato provocato dalle prime testimonianze raccolte dall'uso di uno spray di tipo urticante. Le vittime sarebbero cinque giovanissimi, due ragazzi e ben tre ragazze, e la mamma di una ragazzina che si trovava in loco insieme al marito per andare ad accompagnare l'amata figlia. Due ragazze erano del 2004 di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano e una donna del 79 di Senigallia. I nomi ovviamente non posso diramarli in quanto non voglio andare a ledere la loro privacy. Faccio sapere che però la dinamica della strage ricorda quello che si sarebbe verificato a Torino davanti al maxischermo durante la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid, quando l'uso dello spray urticante usato per tentare una rapina creò il fuggi-fuggi che, pensate, provocò più di 1500 feriti complessivi. Era un concerto bello, piacevole, così doveva essere quello di Sfera Ebbasta, il famoso trapper popolare tra i più giovani, e ovviamente si è verificato un concerto quindi non buono, non piacevole, ma provocato dal terrore e soprattutto da una situazione di devasto totale. Vi ringrazio per l'ascolto, una strage dunque in piena regola in questa bella discoteca delle Marche, marchigiana. Un saluto, il video termina qua. Questo video non vuole ledere la privacy di questa discoteca né delle persone coinvolte, anche perché non sono presenti né nomi né cognomi, ma intende solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto nel pieno rispetto della privacy delle vittime ed anche di questa bella discoteca marchigiana. Un caro saluto a voi tutti e al prossimo video.